È il 2012, non c'era niente di meglio di tornare a casa dopo una giornata faticosa a scuola, andare su YouTube e scoprire che Luke4316 aveva appena pubblicato Minecraft in compagnia, episodio 1. Eri felice, ma non sarebbe durato molto. Poco dopo sarebbero arrivati i problemi della vita adolescenziale. Tu lo sapevi, ma preferivi comunque ritirarti nei video del tuo YouTuber preferito. Le cipolle? YouTube nasce nel 2005, di conseguenza nel 2023 compie 18 anni, finalmente maggiorenne, bravo YouTube! In questi 18 anni di vita YouTube ci ha dimostrato come un semplice sito pieno di video poteva aiutare dei ragazzini soli a passare dei pomeriggi con un sorriso enorme sulla bocca. La vecchia guardia di YouTube Italia era composta da nomi come Daniele Dasematter e i suoi video divertenti, Will Wash e le sue 2000 parrucche, Clio Makeup che parlava guarda un po' di make-up e Yotobi che recensiva i film trash. Centinaia, se non migliaia di YouTuber che hanno provato a sbarcare il lunario. Alcuni sono rimasti fino al 2023 trasformando quello che era un hobby in un lavoro capace di sostenere economicamente la propria vita, ma la maggior parte sono caduti nel dimenticatoio. La cosa bella di uno YouTuber è che inizia per caso. FaVJ non ha iniziato con la consapevolezza di diventare il più grande gamer italiano, era semplicemente un ragazzino che si divertiva a fare video dalla sua cameretta. Forse era proprio questa amatorialità che aveva portato tutti noi ragazzini ad empatizzare in lui, a tal punto da seguirlo in ogni cosa che faceva. Ma la cosa brutta di essere uno YouTuber è che, come è iniziato a caso, potrebbe finire in qualsiasi momento. Potremmo parlare di personaggi incredibili come Capo Bastone, passati da essere sulla bocca di tutti fino a stento fare 1000 visualizzazioni. Alcuni sono rimasti alla vecchia YouTube Italia e non si sono evoluti con lei, continuando a fare gli stessi identici video, con la differenza che il pubblico che avevano una volta adesso è cresciuto. C'è chi usa YouTube come trampolino di lancio per lavorare in televisione o per fare musica di dubbio gusto. C'è chi ha cambiato contenuto per rimanere a galla. Chi ha dovuto evolvere il canale in qualcosa di diverso, chi l'ha chiuso prima di diventare la parodia di se stessi e chi invece non c'è più. La realtà però rimane una. Semplicemente ad un certo punto ci stufiamo di uno YouTuber e se lo YouTuber non riesce ad andare al passo con la nostra crescita, allora pian piano scompare dalla nostra testa. Ed eccoci arrivati al punto di oggi con una lista di 10 YouTuber italiani di cui ci siamo dimenticati. In questo ci siamo dimenticati mi voglio mettere anch'io, perché per anni sono stato uno spettatore prima di essere anch'io uno YouTuber. Quindi anch'io ho smesso di seguire qualcuno e mi scende sempre una lacrimuccia a ripensarci. Quindi magari per non dimenticarti di Poldo, iscriviti al canale e metti la campanellina, così ti arrivano le notifiche e non ti dimentichi di me, ok? Grazie, TVB. Johnny Creek. Attualmente un canale da 700.000 iscritti, conosciuto per essere tra i primi gamer che hanno solcato YouTube Italia e per essere il fondatore di Melagodo. La maggior parte di creator in questa crew ancora fanno video, ma soprattutto streamano su Twitch con numeri notevoli. È triste pensare che il loro fondatore adesso fa circa 1000-2000 visualizzazioni a video dalla cadenza non regolare. Johnny Creek è rimasto lo stesso da sempre. Potete trovare la live del Cerbero dove lo intervistano o questo video molto nostalgico di iBob. Una cosa è certa, una volta avevamo una percezione totalmente diversa di YouTube e Johnny lo percepivi quasi come un tuo amico, era tutto molto più intimo, ti metteva allegria e non pensavi minimamente che stava guadagnando soldi da quella cosa. Personalmente non sono mai stato fan di nessuno dei creator della Melagodo, però riconosco sicuramente che Johnny Creek fa parte dell'adolescenza di molte persone. Duke Paul. Questo è un tasto un po' dolente, regà. Come dice il suo banner, Duke c'è dal 2007. Per molti sto nome non vorrà dire niente, per me invece sono lacrime incontrollabili. Conosciuto principalmente per Minecraft e Terraria, Duke è il motivo per cui ho iniziato a giocare a Minecraft. Ho seguito assiduamente ogni suo video e lui fa parte di quella schiera di YouTuber che hanno chiuso il canale improvvisamente, lasciando il suo nome nella leggenda senza continuare a fare video per delle misere 100 visual. Durante la quarantena ha pubblicato 3 video, ma poi è scomparso di nuovo. In uno dei commenti ha scritto: ho pensato spesso di fare un video per spiegare perché ho smesso con YouTube, ma in realtà non ce n'è bisogno, è molto semplice. In questi ultimi anni ho fatto 3 traslochi e cambiato 4 lavori. Adesso sono in una situazione in cui tra lavoro e quel minimo di sport per non diventare una beba non riesco più a mantenermi informato sulle nuove uscite indie e a realizzare serie regolari. Mi piacerebbe riuscire a fare un video ogni tanto, giusto per non lasciare per sempre un canale fondato nel 2007, magari un video ogni paio di mesi sarebbe bello. Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato per tutti questi anni. A presto. Direi che per oggi è finita. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti. Una cosa è certa, ragazzi. Duke Paul ha sempre la stessa cazzo di voce. Fancazzisti anonimi. Questo canale era l'incubo dei genitori. Per colpa dei video su chat roulette hanno fatto crescere storti migliaia di bambini tra cui me. Ricordo che guardavo moltissimi video ogni volta che ne avevo l'occasione e sognavo di essere uno dei protagonisti della loro serie di chat roulette. Cosa che però
non si è mai avverata. Il loro periodo di attività è stato dal 2011 al 2016. Formati da Simone Fancazzista, Valerio Fancazzista e Alessio Fancazzista, sono stati il trampolino di lancio per altrettanti creator come Richard HTT e Fraffrog. Per me sono stati il motivo per cui ho cercato Two Girls One Cup su Google. Mannaggia a voi, dopo aver visto Yotobi terrorizzato e dicevo: ma perché Yotobi fa così? Che cosa mai sarà di così orribile? Grazie Fancazzisti, grazie. Il punto nostalgico arriva magari parlando di Valerio o Alessio, ma di sicuro non arriva se si parla di Simone, che non ha continuato la sua vita in Spagna dopo essersi sposato con Lars Ginananes, o come c***o si dice, ma partecipa all'incredibile successo di Intail, uno dei progetti più fighi tra i contenuti del momento. Grande Simone, strano che il Moige non vi abbia ancora banditi, ma di questa cosa ne parleremo in uno dei prossimi video. Pisc! Questo è stato un azzardo metterlo, perché ha caricato solo 21 video dal 2013 al 2015, con un piccolo comeback 3 anni fa. Se bazzicavi su YouTube probabilmente avrai visto questo video, un video spettacolare, travolgente, che nel mio caso mi ha fatto dire: ok, mo mi guardo tutti i video di sto canale. Ignaro però che top 5 personaggi potenti sarebbe stato l'ultimo video. Sicuramente Pisc manca a tutti i suoi fan nerd, e questo tweet del 31 marzo 2021 con scritto: nei prossimi giorni ci sareste per una live di prova? Mi fa ancora sperare in meglio. Just Zoda! Haha, solo a dire Just Zoda vi ho triggerato, vero? Anzi, OWN! Zoda è un ex membro della Melagodo, per molti è stato il primo YouTuber perché ai tempi faceva un botto di visual. Un personaggio come il suo, però, essendo legato dal duo videogioco e personalità, aveva due scelte: o evolversi con i videogiochi del momento, basandosi sulla propria genuinità come altri membri della Melagodo fanno oggi, oppure spostare tutto il traffico del suo canale verso un altro mercato, quello della musica di Augusto. Nel 2010 ha iniziato a fare i gameplay, nel 2014 ha preso una delle peggiori scelte della sua vita accettando un ruolo nel cast di Game Therapy. Dal 2018 in poi ha iniziato a fare musica rap slash pop, vabbè, quella roba scialba che piace ai ragazzi, no? Facendo un botto di successo, tanti fan ai suoi concerti, dischi d'oro, fino ad un libro autobiografico nel 2022! Prima o poi dobbiamo parlare dei libri degli YouTuber, ok? Vorrei dire che mi manca Zoda, ma non sono mai stato un fan della Melagodo, quindi di COD, FIFA, eccetera, eccetera. Ero più uno di quei coglioni che guardava Scottex e ripeteva Mariangiangiangelo ogni volta che ne aveva l'occasione. Follettina Creation! Ma come, Poldo? Non doveva essere un video nostalgico? Cosa c'entra un personaggio trash come Follettina? Piano, piano, voglio solo rispondere alla domanda che dopo avermi attaccato ti sarai sicuramente fatto, ovvero: ma che cazzo di fine ha fatto Follettina? Lei è la dimostrazione come per finire in TV hai solo due strade: o sei un comico davvero davvero bravo, o sei facile da prendere per il culo. Ha avuto un successo assurdo su YouTube a tal punto da finire davanti un altro, chiamato anche Paolo Bonolis prende per il culo persone con palesi ritardi mentali, fino alle live di Grembaud. No, scusate, intendevo dire pomeriggio 5, volevo dire pomeriggio 5. Investita dalle migliaia di persone che l'amavano e altrettante che la deridevano, Follettina ha deciso di vendere il suo canale e ritirarsi per un po'. Il canale per un po' era cambiato, ma ad oggi ci sono tutti i vecchi video ed è semplicemente un canale fantasma. Follettina, però, ha deciso di aprire un nuovo canale molto più tranquillo. Lei stessa ha specificato che non vuole minimamente fare roba trash, ma un canale con cui divertirsi ed essere se stessa. Le visual in questi video, però, dimostrano cosa volevano le iene affamate di internet, ovvero l'ennesimo personaggio trash in un periodo dove internet ne sfornava uno dopo l'altro. E se tutti i personaggi nominati vi hanno fatto scendere una lacrimuccia, beh, non siete pronti per i prossimi due. Ma prego, usate il tasto iscriviti per asciugarvi le lacrime, perché adesso parliamo di Snitex. Canale italiano da quasi 500.000 iscritti, ad oggi non ha più video. Che fine ha fatto Snitex? Ma prima, chi era Snitex? Faceva vari video di intrattenimento. Nell'ultimo periodo, prima di lasciare, si era focalizzato su delle reaction abbastanza anonime. Era diventato famoso per delle canzoni. Ha infatti realizzato delle parodie per i mates, tra cui la hit Surri. I tuoi fan ti chiamano Surri. Ad oggi il canale non ha più video, ma ricordo di aver visto un video in cui parlava, insomma, della sua vita e del fatto che avesse aperto il suo studio da logopedista. Senza entrare nella vita di una persona che ha deciso di non fare più il content creator, basta cercare il suo nome più logopedista su Google per sapere che il dottor Luca Virno non fa più parodie, ma vive una vita normale. Sei un mito, Snitex, grazie per tutti i tuoi video e per le tue banane. Ma adesso eccoci arrivati all'ultimo canale. Preparate i fazzoletti, perché sto per narrarvi di un amore eterno che a quanto pare eterno non era.
Eterna Love. Canale di Minecraft aperto nel 2012 dalla coppia di fidanzati Elle e Kiria, rispettivamente Luca e Chiara, era un canale di tutorial, gameplay, parodie, 4 anni e mezzo di video ogni giorno. Nel 2018 però Elle e Kiria si sono lasciati, creando un vuoto cosmico nel cuore di tutti i loro fan. Il canale secondario Eterna Love LC divenne il canale Kiria Eterna Love, in cui Chiara ha continuato a fare video fino ad oggi. È un canale ancora attivo con visual molto basse ma con la sua community. Il canale principale, Eterna Love CL, invece divenne il canale di Elle. Ma tenetevi forte perché è successo un casino. Elle continua a fare video. Nei suoi video appare una certa Sara. Elle smette di fare video. Tramite i social si scopre che Sara è diventata la sua nuova fidanzata. L'amore eterno di Eterna Love stavolta è con Sara. Ma non è di nuovo così eterno perché si sono lasciati. Elle inizia a fare video con la youtuber I Am Mary, fino a quando non si mettono insieme. Quindi adesso Mary è la nuova fidanzata e fanno video insieme sul canale Lumiverse. Oh mio Dio, che casino! Forse non dovevo raccontarvelo. Forse dovevo lasciare l'alone di mistero nelle vostre menti rimasti agli Eterna Love del 2015. Forse avrei dovuto farlo con tutti gli altri youtuber che ho nominato durante il video. Come ho detto ad inizio video, la cosa bella della vecchia YouTube era questa intimità con cui uno youtuber diventava quasi un tuo amico. Magari siete tristi perché Mr. Paul Duckbar è scomparso da YouTube. Lo sono anch'io, visto che lo seguivo sempre a causa del fatto che entrambi ci chiamavamo Poldo. Magari siete tristi perché Trombon64 e FaviJ non hanno continuato a fare video insieme. Magari siete tristi perché volevate un altro scherzo telefonico di Frank Matano. Magari siete tristi perché l'Illuminati Crew si è sfaldata o perché Greta Menchi ha smesso di fare video. No, qua credo che siete tutti quanti felici. Magari state tutti aspettando la prossima recensione di Yotobi di un film dell'Asylum. Magari aprite il video YouTube Italia Rewind 2014 e ad ogni youtuber scomparso vi scende una lacrimuccia. Una cosa è certa, ragazzi, come tutto iniziava per caso, per molti tutto sarebbe finito per caso. Grazie per aver visto questo video, ragazzi. Non vi dimenticate di me, per favore. Ma Sivisho c'è ancora? No, ma come l'ultimo video è questo? No, per l'amor del cielo, ditemi che sta bene, per Dio. Io come al solito ringrazio di cuore Dr. X, perché senza di lui sto video non avrebbe mai visto la luce, che è un maestro dell'editing, e grazie a voi che l'avete visto fino alla fine.